Cari amici di Controradio, ben ritrovati. Beh, qui adesso dobbiamo aprire una finestra su una situazione molto interessante che oggi trova spazio nuovamente sui giornali. Andiamo a Monopoli, al castello Carlo V, perché da tempo si registrano attività paranormali. Ed è tutto vero, è quanto riscontrato dal gruppo PSI di Bari, Paranormal Society Investigation, e del suo presidente Donato Raspelli, che da tempo ha avviato attività investigative per riuscire ad individuare queste attività paranormali che si starebbero verificando in questa struttura molto molto antica. Per saperne di più, noi abbiamo interpellato direttamente il presidente Donato Raspatelli. Benvenuto a Controradio. Buongiorno, grazie. Allora, presidente, ci spieghi un po' quello che sta accadendo, magari facciamo anche una piccola digressione storica per permettere a chi ci ascolta di capire quello che sta succedendo. Certamente, il castello è una struttura, a parte il fascino storico e architettonico, è una struttura molto interessante dal punto di vista della ricerca paranormale, in quanto in passato è stata anche una prigione. Noi abbiamo avuto la possibilità di poter accedere ad una parte particolare del castello, chiamata la Fossa dei Dannati, dove appunto venivano lasciati morire i condannati, quindi un posto con una forte carica energetica, secondo noi. Ecco, presidente, ci spieghi un po' anche, diciamo che oggi c'è un pezzo riassuntivo a pagina 9 della Gazzetta di Bari, anche che cosa siete riusciti e lei è riuscito ad individuare, proprio come si parla di voci vere e proprie. C'è praticamente un'anomalia audio, il termine che noi diciamo è EVP, Electronic Voice Phenomena. Praticamente è un fenomeno di audio registrato su un supporto elettronico, ma che non risulta nella banda audio comune, quindi non udibile a orecchio umano. E che voce ha udito, io, presidente? Praticamente io mi sono... il gruppo era in questa sala, appunto, nella Fossa dei Dannati. Io mi sono presentato dicendo il mio nome, appunto, che mi chiamo Donato, e subito dopo nell'audio si è sentito qualcuno che diceva: portami le chiavi. Ma una voce che, ripeto, si sente solo sul supporto elettronico, che noi non abbiamo ascoltato. Questa voce noi l'abbiamo classificata come anomalia vera e propria. Ecco, tutto questo, presidente, anche in virtù della vostra attività investigativa, perché di questo si tratta, a che cosa porta? Cioè, sostanzialmente sì, è una ricerca, tra virgolette, sì. Quali sono poi le conseguenze, no, dell'individuazione di questi fenomeni paranormali? Perché tra l'altro spesso si parla di leggende, qualcuno dice che in realtà, insomma, sono situazioni anche riscontrabili, che si verificano in diversi siti nei quali comunque, diciamo, la storia ha portato ad eventi anche drammatici, penso per esempio, non so, a suicidi o eventi, insomma, molto delicati, che poi sarebbero alla base di questi fenomeni. Questa è soltanto un'ipotesi, è davvero così? Insomma, in virtù della sua esperienza, che cosa ci può dire? Guarda, noi facciamo ricerca proprio per cercare di dare una spiegazione a quei fenomeni che solitamente vengono classificati come paranormali, cercando di dare una spiegazione logica. Questo è il nostro scopo principale. Quando però ci troviamo davanti ad anomalie che non riusciamo a spiegare, allora dobbiamo iniziare ad ipotizzare che ci sia un qualche residuo, noi lo chiamiamo residuo energetico, perché in sostanza la fisica ci dice che la scienza non si crea e non si distrugge, ma si trasforma. Quindi avvenimenti molto forti possono aver lasciato delle tracce energetiche in alcuni luoghi. Noi andiamo alla ricerca e cerchiamo di registrare quelle tracce energetiche. Ecco, presidente, oggi sul giornale c'è il logo dei Ghostbusters, no? In riferimento anche al celebre film, insomma, degli anni 90, credo anche fine 80. Purtroppo è un logo che ci perseguita, perché non siamo Ghostbusters. Esatto, cioè, che cosa fate una volta che individuate questi fenomeni? Beh, diciamo che siamo agli albori, come se vogliamo definirla, appunto, come ricerca. Noi al momento cataloghiamo, cerchiamo di analizzare, cerchiamo di darci delle risposte del perché si possono verificare
certe anomalie. Al castello di Monopoli c'è un'altra grossa anomalia, una videocamera si è spostata da sola. Questo è sicuramente, insomma, un fenomeno inquietante. Le chiedo se ci sono altri siti particolarmente attivi da questo punto di vista, anche in terra di Bari o più in generale in Puglia. Sì, ci sono molti siti attivi in Puglia. Io ricordo il castello di Francavilla Fontana, che fu luogo di avvistamento di ombre nel periodo in cui della ristrutturazione. Ricordo che le videocamere di videosorveglianza trovarono delle ombre, rilevarono delle ombre. Trani è famoso come castello che si vocifera debba essere infestato dal fantasma della Dama Bianca. Insomma, così ci sono moltissimi altri siti in Puglia. La Puglia è una terra ricca di leggende. Io, Presidente, siccome sono molto incuriosito da tutto questo, magari le do appuntamento qui in studio per parlare ancora, chiacchierare con lei di questi fenomeni. Tra l'altro, lei ha citato un avvenimento, un evento che abbiamo ricordato anche qui a Controradio ai tempi di una rubrica proprio sul turismo in Puglia, e ospitammo qui il responsabile del IAT di Francavilla Fontana e del suo castello meraviglioso, tra l'altro, e lui ci raccontò come proprio durante i lavori di ristrutturazione l'ascensore, per esempio, andasse su e giù da solo senza motivo, oltre a ricordare proprio l'episodio che ha narrato lei ai nostri microfoni, ossia di queste ombre che insomma sarebbero state registrate da una telecamera del circuito di videosorveglianza. Insomma, staremo a vedere se si tratta di leggenda o di qualcosa di più. Noi con piacere andremo a Francavilla Fontana. Perfetto, vi hanno già contattato? Abbiamo mandato una mail, stiamo attendendo una risposta. Va benissimo, ma è il caso di dare anche dei riferimenti, un po' come so che la perseguita il film Ghostbusters, Presidente, ma fate anche interventi a domicilio, un po' come nel film, oppure no? Sì, certamente, ci sono casi di famiglie che dicono di vedere ombre in casa o sentire rumori, anzi, ricordo che il nostro intervento è totalmente gratuito, possiamo intervenire tranquillamente e cercare di dare una soluzione ai problemi. Spesso si tratta di fattori molto semplici, di inquinamento elettromagnetico. Ecco, questa forse è una notizia anche più rassicurante. Sì. Sì, purtroppo in Italia non è sensibilizzata ancora la cosa, ma l'inquinamento elettromagnetico provoca alcuni problemi nella gente sensibile, quindi può dare fastidio, nausea, allucinazioni, eritemi. Ecco, io credo che questa sia forse anche una delle notizie da approfondire, perché certo poi qui forse il confine è molto labile, no? Tra ciò che si va ad immaginare e ciò che realmente viene un po' anche osservato, come per esempio queste ombre dalla telecamera di videosorveglianza del castello di Francavilla Fontana, che sicuramente non è soggetta agli effetti dell'inquinamento elettromagnetico. Presidente, io per il momento la ringrazio e l'aspettiamo in studio presto, magari ci sentiremo tra poco. Grazie mille, buona giornata. Con piacere. Buongiorno. A presto.